Introduce our final speaker this afternoon, Mr. Marco Fortis, who's an economic expert, and he's going to talk about the international market for leather. Buonasera, grazie a tutti, grazie per l'invito a questa importante conferenza internazionale. Questo è l'ultimo intervento, cercherò di essere sintetico, il pomeriggio è stato molto lungo, ma vorrei evidenziarvi uno spaccato del mercato internazionale delle pelli conciate, partendo innanzitutto da una rappresentazione dei grandi esportatori di tutta la filiera pelli e cuoio. Come vedete l'Italia figura è il primo esportatore con circa il 15% del mercato complessivo, seguito dagli Stati Uniti, dal Brasile, da Hong Kong, che peraltro è una porta d'accesso verso la Cina, dalla Germania, India, Australia, Argentina, Corea, Francia. Questi sono i 10 paesi che, considerando insieme le pelli grezze e le pelli conciate, caratterizzano il mercato nell'anno 2014. La posizione dell'Italia non è un caso isolato nell'ambito della specializzazione manifatturiera italiana, perché, come vedete, se consideriamo i grandi paesi manifatturieri, quelli che hanno il più grande surplus manifatturiero mondiale, e qui ci sono i manufatti esclusi i prodotti alimentari. Quindi abbiamo tutta la chimica, farmaceutica, la meccanica, mezzi di trasporto e tutti gli altri prodotti trasformati ad esclusione dei manufatti alimentari. Vedete la Cina, ci sono praticamente solo 5 paesi nel G20 che hanno un surplus manifatturiero con l'estero superiore ai 100 miliardi di euro e l'Italia, nonostante la crisi industriale molto forte degli ultimi 6-7 anni, dovuta principalmente a una caduta del mercato interno, non a fattori di competitività sull'export, l'Italia conserva un importantissimo quinto posto che dimostra appunto la competitività internazionale dell'Italia. La filiera della pelle è molto importante nella specializzazione italiana, non solo per quanto riguarda le pelli conciate, ma anche per quanto riguarda i prodotti finiti. Vedete, per esempio, questi sono... L'Italia ha più di 900 prodotti su circa 5.000 commerciati a livello internazionale, in cui è primo, secondo o terzo esportatore mondiale. Questi sono i primi 20 prodotti, vi faccio vedere, in cui l'Italia è il primo esportatore mondiale. E come vedete la pelletteria, le borse, la pelletteria sono al primo posto tra i prodotti più importanti in cui l'Italia è leader mondiale. Al secondo posto ci sono le calzature esclusivamente in pelle e cuoio, dove l'Italia è sempre leader mondiale, è una nicchia specifica del settore delle calzature dove l'Italia rimane leader. E poi vedete ancora al quarto posto ci sono le pelli finite bovine a pieno fiore, spaccate lato fiore. Quindi praticamente ci sono ben 3 prodotti tra i 4 più importanti in cui l'Italia è leader mondiale che appartengono alla filiera della pelle. Poi abbiamo anche, vedete, al 13° posto le altre pelli bovine. Quindi una presenza molto massiccia che dimostra quanto sia importante la filiera integrata verticale della pelle in Italia. D'altra parte, il fatto che ci sia in Italia una grande industria della calzatura, storicamente il fatto che ci sia una grande industria della pelletteria, è una delle ragioni per cui anche i conciatori nel tempo sono diventati dei leader, perché hanno sempre interfacciato con delle produzioni finali, cercando sempre di dare il meglio a chi cerca di poi produrre il meglio nelle produzioni finali a livello mondiale. Tornando alla rappresentazione del commercio internazionale, questi invece sono i grandi esportatori di pelli grezze. Come vedete, gli Stati Uniti, l'Australia, la Francia, i paesi che hanno anche delle grandi produzioni animali, dei grandi allevamenti, mentre quello che vediamo adesso sono i grandi primi dieci esportatori di pelli semilavorate, dove qui abbiamo il Brasile in prima posizione, ancora gli Stati Uniti al seguito, l'Argentina, anche l'Italia, la Nigeria
e altri paesi, vedete, per un volume piuttosto rilevante che riguarda il commercio mondiale di, di questi semilavorati, di circa 8,8 miliardi di dollari. E infine questi sono, e la maggior parte del commercio internazionale riguarda l'export di pelli finite, dove l'Italia, vedete, ha circa il 25% del mercato mondiale dell'esportazione, seguita da Hong Kong, che peraltro, ripeto, è soprattutto una porta di accesso verso la Cina, dal Brasile, che quindi di fatto rappresenta un grandissimo esportatore in questa classifica, dall'India e poi dalla Corea. Anche la Germania, vedete, e l'Austria sono in una posizione rilevante. Vi faccio vedere qui dove vanno a finire, quali sono i principali mercati dei più importanti esportatori di pelli finite. Ci concentriamo solo sulle pelli finite, considerate tutte insieme, cioè i codici HS che vedete rappresentati in nota, dalla 4107 alla 4112, 13 e 14. Vedete che il primo mercato di esportazione dell'Italia è Hong Kong, cioè sostanzialmente la Cina. Il secondo è la Romania, grande paese che ha sviluppato una produzione calzaturiera negli ultimi anni. Poi c'è la Germania, la Spagna e la Francia. Questi sono i cinque principali mercati delle pelli finite per l'Italia. Questi invece sono i cinque principali mercati di Hong Kong, che ripeto rappresentiamo, ma è soprattutto una porta, di un paese di passaggio. Chiaramente la Cina è il primo mercato di esportazione di Hong Kong, perché arrivano a Hong Kong le pelli che poi finiscono nell'industria cinese. Poi vedete il Vietnam e poi, minore rilevanza, Indonesia, India e Taiwan. Qui vediamo invece dove esporta il Brasile, principalmente in Cina, negli Stati Uniti, di nuovo Hong Kong, ma di fatto stiamo parlando sempre della Cina, poi in Italia e Germania, ma soprattutto quindi il mercato cinese, il principale mercato di destinazione assieme agli Stati Uniti dell'export brasiliano. L'India, anche l'India, principale mercato la Cina, ma anche l'Italia, e poi il Vietnam, cioè i grandi paesi sostanzialmente della trasformazione della pelletteria, delle calzature a livello mondiale. La Corea ha una prevalente destinazione sul mercato asiatico, l'export della Corea, con al primo posto Cina, Hong Kong, è praticamente la stessa cosa, Vietnam, poi Indonesia anche, e in minima parte rispetto agli altri mercati, anche le Filippine. Da ultimo vi faccio vedere una carrellata di come sono andati i trend di importazione dei principali paesi nelle diverse tipologie di pelli finite. Qui abbiamo le pelli bovine pieno fiore finite, dove vedete che alcune dinamiche riflettono contemporaneamente fenomeni legati alla crisi internazionale dell'export del 2009 sostanzialmente, ma anche a progressive delocalizzazioni, per esempio da parte degli Stati Uniti verso altri paesi, delle attività di trasformazione, così come la crescita del Messico è in qualche modo il risultato speculare della delocalizzazione statunitense. Qui abbiamo invece la rappresentazione della fascia più importante di categoria di pellami finiti, che è quello delle pelli bovine spaccate lato fiore, dove decisamente il ruolo della Cina come grande importatore spicca su tutti gli altri. Vedete peraltro che nel 2000, dopo la crisi, c'è stata la crisi del 2009 e i massimi pre-crisi non sono stati più raggiunti. Qui manca il 2014 perché i dati ancora non sono definitivi, raccolti dalle Nazioni Unite, però sappiamo che nel 2014, inizio 15, c'è stato un ulteriore rallentamento del mercato, ben riflesso dalle attività di rallentamento di mercati come la pelletteria e le calzature. Sappiamo anche che c'è un rallentamento nel 2015 della stessa crescita cinese, sappiamo che c'è una caduta dei valori borsistici, c'è un certo rallentamento, quindi è probabile che in qualche misura la conceria abbia quasi avvertito prima l'imminenza dello scoppio della bolla, no? Poi vedete che diciamo, gli altri principali mercati di importazione di questa tipologia di pelle
sono più nettamente, sempre per cifre rilevanti, ma nettamente più staccati rispetto alla Cina, in principal modo vedete la Germania e l'Italia. Qui abbiamo l'esplosione dell'import del Vietnam nel caso delle altre pelli finite, principalmente croste. Vedete che c'è una notevole crescita nell'ultimo periodo, proprio nel 2013, e la Cina che è al secondo posto. Qui c'è chiaramente anche nell'Asia, come già avvenuto in America, ci sono fenomeni di delocalizzazione dalla Cina verso il Vietnam, anche di alcune produzioni verso altri paesi asiatici, che si riflettono in queste tendenze. Poi vedete la Romania e l'Indonesia. Qui abbiamo invece le pelli ovine che vedono nettamente al primo posto l'area Hong Kong-Cina, dove ci sono anche chiaramente fenomeni di import legati alle attività dei grossisti nel caso di Hong Kong. Vedete la posizione della Corea e della Turchia. E questo invece è l'altra tipologia delle pelli caprine, dove qui vedete ancora il ruolo preminente della Cina e di Hong Kong, e poi anche una rilevante presenza dell'Italia subito dopo. Entriamo nel dettaglio delle tipologie di pellami più di nicchia. Chiaramente, per quanto riguarda, questo sono volumi e valori di scambio molto più ridotti, ma stiamo entrando in mercati di nicchia dove prevale il lusso e dove non è, diciamo, è chiaro che qui i grandi importatori sono soprattutto i paesi che maggiormente si collocano nelle filiere del lusso, la Francia e l'Italia con l'alta pelletteria e le calzature di super lusso in qualche misura. Mentre qui vedete il caso delle altre pelli finite, escluse quelle metallizzate, e qui potete vedere che c'è un quadro un po', stiamo parlando di valori chiaramente più ridotti, ma vediamo che l'Italia ha un posizionamento significativo, perché i pellami diversi sono poi anche quelli con cui spesso la pelletteria e i calzaturieri italiani cercano di realizzare prodotti di nicchia, di tendenza, utilizzando anche pellami diversi da quelli prevalenti tradizionali. Mentre qui vedete infine il caso delle pelli laminate, altre pelli laminate metallizzate, dove abbiamo valori anche qui più limitati rispetto a quelli precedenti, ma dove potete vedere anche qui una netta caduta nel 2009 a seguito della crisi dell'export mondiale da parte dell'import del Messico e un posizionamento relativamente stazionario nel medio-lungo termine dell'import cinese. Ecco, queste sono le tendenze principali. Spero di essere stato abbastanza sintetico, visto i tempi che ci approssimano alla conclusione. Grazie.